Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, un editoriale automobilistico, la vettura è in sosta, quindi insomma regolarmente parcheggiata, possiamo tranquillamente parlare della nostra Inter, in particolare degli internazionali, ossia dei nazionali Inter. Ragazzi, sta andando tutto così bene in questo primo avvio degli internazionali, dei nazionali nerazzurri, che come dice sempre quello che si aspetta la tragedia, ma non io, c'è da preoccuparsi. Thuram sostituisce Giroud, infortunato, e segna, dopo aver segnato il gol con l'Inter, in Inter Fiorentina, segna il suo primo gol con la nazionale francese. Dumfries con l'Olanda fa 3 assist, cioè l'Olanda fa 3 gol, tutti e 3 gli assist li ha fatti Dumfries. Arnautovic torna e comunque in campo con l'Austria, inserito dal commissario tecnico Rangnick, e comunque rinvigorisce la formazione austriaca. Aslani, mi hanno detto che non ha giocato, persino Aslani ha giocato male con l'Albania. Lautaro non ne parliamo. Adesso vediamo gli italiani dell'Inter. Insomma, ragazzi, vanno a mille tutti. Vanno a mille tutti. Mentre Giroud si è fatto male alla caviglia. Però, ragazzi, io non sono di quelli, ve lo dico subito, se seguite me ormai avreste dovuto imparare a conoscermi. Io mi auguro, e ci sono buone notizie a questo proposito, che Giroud possa giocare regolarmente il derby. Lo voglio in campo nelle migliori condizioni possibili al derby, perché certamente l'infortunio che ha avuto, poi ha raccontato che era una caviglia sulla quale l'aveva toccato duro Kim addirittura nella partita di Champions, cos'era i quarti di Champions di un anno fa, e quindi ha messo male una volta, ancora una volta il piede ed è dolorante. Però nel momento in cui parlo, magari poi domani fanno gli esami, insomma nel momento in cui parlo c'è ottimismo, lui stesso ha tranquillizzato tutti, per il derby ci sarà, io sono contento. Ve lo dico subito, io non faccio parte di quelli meschini, cioè c'è gente meschina che addirittura si augurava che Barella fosse espulso per una sua protesta in Inter Fiorentina, eccetera, e saltasse così il derby. Ecco, io non appartengo a questa razza, io non sono meschino. Io voglio che il Milan, nel suo quinto derby del 2023, affronti l'Inter nelle migliori condizioni possibili. Quindi, siccome gol alla mano, credo che ne abbia già fatti 4, Lautaro ne ha fatti 5, ma Giroud ne ha fatti 4, io mi auguro che Giroud sia in campo nel derby. Come mi auguravo che nelle semifinali di Champions potesse giocare Leao, anche perché poi gli dai quest'alibi, no? Ah, se ci fosse stato Leao. Ah, se ci fosse stato Giroud. No, io il Milan, i rossoneri, li voglio in campo nelle migliori condizioni possibili. Questo lo ribadisco in questo momento. Le certe meschinità, veramente, siamo gente di Serie A, siamo gente di classe. Quindi il Milan deve essere nelle migliori condizioni possibili, con tutti i migliori giocatori a disposizione, perché se poi vincerà questo derby, giustamente lo vincerà, perché avrà tutti i migliori giocatori a disposizione. E altrettanto mi auguro che accada per l'Inter. Ma perché devo dire, anche i nostri nazionali, io ho sempre un po' di paura degli infortuni, quando ci sono le trasferte per le nazionali. Restano i problemi comunque, perché Lautaro non è l'unico, tornerà comunque solo il 14 a disposizione dell'Inter. Però siamo partiti, 3 assist Dumfries, grande prestazione di Lautaro, ma questa non è sorpresa, gol di Thuram con la Francia, tra l'altro proprio sostituendo Giroud, siamo partiti fin troppo bene. Ragazzi, poi c'è sempre quello che dietro l'angolo vede il pericolo. Barella nei 30 del pallone d'oro, cosa devo dire io? L'unico italiano, ma non l'unico interista, perché c'è anche Lautaro, e insieme ci sono i 2 del Napoli, Carasveglia e Osimhen, giustamente del Napoli campione d'Italia. Questi sono i 4 nella lista dei 30 del pallone d'oro che giocano in Serie A. Non ci sono tracce né di milanisti né di juventini, ma per carità di Dio, gli altri sono sempre più bravi, poi
poi non si capisce perché nella lista dei 30 per il pallone d'oro ci vanno due dell'Inter e due del Napoli. L'unica cosa, ecco, sulla quale, perché sennò andrebbe veramente tutto bene, ecco, non ho capito bene Sanchez, come al solito, ehi amico, e questo è andato in Cile, gli devono fare degli esami, non è in buone condizioni, non si capisce se gioca o non gioca. Ecco, Sanchez devo dire che ci crea sempre, insomma, qualche ma non vorrei dire problema, non si capisce mai un cazzo, cioè. E questo scalpitava per giocare con la Fiorentina, poi giustamente non era nelle condizioni di giocare, io ho detto, vabbè, non lo convocheranno, invece l'hanno convocato in nazionale, è andato là, adesso pare che non giochi in nazionale perché non sta bene, ma come, cioè, non scalpitava. Sanchez è sempre questo alone di mistero, non sembra che non stia bene, non si capisce mai un cazzo. Però, ripeto, essendo Sanchez la quarta punta, vorrei dire che Sanchez è la quarta punta, francamente mi preoccupo più della prima, della seconda e eventualmente della terza al Nautic. Però ecco, c'è sempre qualcosa, insomma, no, che, ehi amico, non si capisce mai un cazzo. Questo, scusate, ma non so se l'avete capito voi, magari poi spiegherà lui, perché io non capisco mai niente su Sanchez. Con questo non riesco... Cioè, sono rimasto un po' perplesso anch'io sul suo ritorno, però avendo firmato lui un trofeo, ve lo ricordate la Supercoppa Italiana con la Juve, posso dire che sono un po', io lo riconosco, sono un po' in difetto su Sanchez, perché da un lato vorrei un po' bastonarlo, no? Lamborghini sulla spiaggia, io sono un leone, non mi capite, però poi dall'altro ci ha dato sto trofeo, ha voluto fortemente tornare qui a differenza di altri. Sì, è vero, è andato via con la buona uscita, ma poi chi sa bene le cose sa che serviva anche all'Inter questa cosa qua per abbassare il monte ingaggi, quindi è stata, diciamo che tutte e due ha trovato un punto d'accordo. Sanchez è sempre uno, fatico insomma a farmi un'idea su Sanchez, però non riesco a non volergli bene. Però ripeto, questo avvio dei nazionali, degli internazionali al Fulmicotone, un po' ci deve far preoccupare forse, perché poi noi sappiamo che paghi sempre dazio quando ci sono le trasferte da nazionale. Intanto vediamo quelli che sono qui, Acerbi bene o male sta recuperando, ma c'è un grande De Vrij. Sensi, ragazzi, ecco, questo è importante, Sensi sembra che davvero abbia già recuperato, e quindi insomma Simone Inzaghi si troverà con molti dubbi, prima di questo derby 238, ufficiale, io poi conto sempre, dovrebbero essere 242 i derby, andando anno per anno, poi deve essere successo qualcosa che mi è sfuggito, cioè per due anni salta il conteggio e non capisco mai perché. Vabbè, si poteva tirare, no, una legnatina prima del derby, loro ce le tirano tutti i giorni. Vabbè, comunque derby 238, giocheranno gli stessi 11 delle prime tre partite? Non credo. Perché naturalmente c'è Pavard, perché naturalmente c'è Klassen, perché naturalmente ci sono gli altri. Certo, i sudamericani, anche se l'Inter non può rinunciare a Lautaro, tornando tutti il 14, ecco, forse li metterei un pochino in secondo piano. Comunque vedremo, per il momento io faccio cronaca, parlo di oggi, i nazionali dell'Inter sono partiti a mille, volano, però teniamo presente che ogni sosta della nazionale può creare dei problemi e quindi stiamo belli in campana. Ciao ragazzi, vi voglio bene, riprendo il mio tragitto e viva l'Inter!